Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Facciamo un volo di prova, ok? Questa non è una scuola di volo, stiamo cercando di imparare ad utilizzare Microsoft Flight Simulator. Nella scorsa lezione abbiamo visto come si fa un circuito di traffico intorno all'aeroporto di Ciampino. Oggi, anche sul consiglio di uno di voi che mi ha scritto nei commenti, andiamo a vedere l'aeroporto più complicato al mondo, l'aeroporto di Rukla. Quindi, facciamo qualcosa che, se siete alle prime armi, non dovete fare, ovvero utilizzare un aeroporto difficile da gestire come può essere questo di Lukla. Perché l'aeroporto di Lukla è complicato? Perché intanto è ad un'altezza importante, siamo a 9.000 piedi di altezza, ok? In Nepal. Altra cosa, è complicato questo aeroporto da volare perché la pista è molto corta, quindi dovremo essere molto precisi per atterrare. Vi garantisco che anche se bareremo clamorosamente, ci faremo aiutare da Flight Simulator per atterrare, ecco, non è detto che riusciremo ad atterrare al primo tentativo, ok? Utilizzeremo un Cessna per questo volo, non il Cessna classico che abbiamo visto nella scorsa lezione, che era questo, ma utilizzeremo un Cessna che ci permette di andare ad altezze più importanti, 25.000 piedi, ok? L'altezza, o meglio, l'altitudine, meglio ancora, importante, è un altro fattore, che complica le cose, perché più siamo in alto e più le prestazioni del nostro aereo diminuiscono, quindi è difficile da governare. Noi, ripeto, ci faremo aiutare da Flight Simulator in questa simulazione, quindi non è detto che cioè, molte cose le farà il software al posto nostro. Non stiamo cercando di imparare come si vola in questi tutorial. Stiamo vedendo come funziona Microsoft Flight Simulator. Se avete impostato i settaggi di assistenza sulla modalità facile, il software farà tutte le operazioni al posto vostro. Ok, non è una simulazione reale, lo so, però prima di cominciare a simulare quello che accade nella realtà, dobbiamo imparare a volare e per questo bisogna anche un po' studiare le regole del volo e altre cose che però noi in questo momento non stiamo affrontando. Stiamo vedendo un po' come funziona Microsoft Flight Simulator. Oh, ok, non ha preso l'orario corretto, quindi torniamo nelle impostazioni dell'orario e diamo un orario, ecco, più consono. Facciamo l'alba. Ok, va benissimo così. Vedete che l'avionica di questo aereo è molto diversa da quella che abbiamo visto nella scorsa lezione, è tutta digitale. Ma abbiamo comunque l'indicazione dell'altezza, o meglio, dell'altitudine, ancora una volta. Altezza e altitudine non sono la stessa cosa, ma per capirci, 9.000 piedi e la velocità. Ok, uno dei rischi più grandi che corriamo quando voliamo a queste altitudini è quello di andare in stallo. Vale a dire, si ha uno stallo quando la velocità è troppo bassa per permettere all'aerodinamica dell'aereo di tenerci in volo. Si può recuperare uno stallo? Sì, ma bisogna avere molti piedi sotto di noi per uscire da uno stallo correttamente. Oh, nascondiamo la cloche, non ci serve. Andiamo a togliere il freno di parcheggio. I flap li ha già impostati Flight Simulator per noi. Ecco, il freno di parcheggio è questo qui. Così è messo, così è tolto. Dicevo, i flap li ha già impostati Microsoft Flight Simulator per noi. Una tacca di flap, verifichiamo. Ecco, così li stiamo estendendo, però poi lui li riporterà, ecco, all'estensione che lui ritiene più corretta. Ci stiamo facendo aiutare, stiamo barando clamorosamente e nonostante ciò probabilmente non riusciremo ad atterrare correttamente. Decollare sì, atterrare vedremo. Allora, manetta al motore, via, diamo gas, serve un po' di velocità. La pista è molto corta, guardate, 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 eccola là. Praticamente già è finita. Prendiamo un po' di velocità e quando saremo sufficientemente veloci potremo tirare indietro la cloche e prendere il volo. Tiriamo indietro la cloche, la pista tra l'altro è già finita e stiamo decollando. Eccoci qua, tra poco vedremo davanti a noi il sentiero di discesa che dovremo tornare e recuperare per tornare indietro all'aeroporto di Lukla. Oh, a destra abbiamo l'Himalaya e il Monte Everest per la precisione, a sinistra la vallata del Nepal. Ora noi dovremo tornare indietro, ma teniamoci un po' larghi e cerchiamo di andare un po' in là, ok? Per fare in modo di fare un atterraggio in sicurezza e avere lo spazio sufficiente per atterrare. Non è semplice, guardate l'altitudine, stiamo salendo, la velocità, il rischio è quello di perdere velocità, ok? Quindi stiamo con la manetta al massimo, teniamo ancora i flap estesi,
Dovremo tornare indietro e riprendere questo sentiero. Quindi, se andiamo a destra, troveremo le montagne dell'Himalaya e rischieremo di andare a sbattere. Andiamo a sinistra. Viriamo a sinistra, non si dice girare, vabbè, ci siamo capiti. Vedete com'è facile poi andare incontro alle montagne? È un secondo qui, eh? Se non si sta attenti, è un secondo andare a sbattere. Facciamo una virata a U. Cercate di dare dei comandi morbidi, quando pilotate gli aerei. Non fate delle virate eccessive, come sto facendo per esempio io in questo momento, perché si rischia poi di perdere la portanza e di andare in stallo. Ecco, quello è il sentiero che dovremo ripercorrere per tornare sul nostro aeroporto di Lukla. Altra raccomandazione: cercate di prevedere i vostri movimenti con un po' di anticipo, perché quando si vola bisogna evitare di fare le cose all'ultimo minuto, e quando decidete di scendere di quota togliete la potenza al motore, perché altrimenti acquistate troppa velocità. Noi dobbiamo assolutamente scendere, quindi ho tolto velocità al motore, anche se la velocità adesso aumenterà tantissimo, ma se io adesso dessi ancora tutto gas al motore rischierei di andare troppo veloce. Ecco, quella è la pista, dobbiamo cercare di atterrare sulla pista. Motore al minimo, lo spazio di manovra è limitato, non è detto che ci riusciremo. Dovremmo atterrare dove ci sono quei due segni sulla pista. Vediamo se ci riusciamo. La pista è corta, eh? Ok, siamo lunghi. Ah, no. Bam, fine. Siamo atterrati, ma ci siamo devastati praticamente. Ok, siamo ancora in volo. Proviamo a rifare un atterraggio che sia degno questa volta, Non è semplice, non è assolutamente semplice, non scoraggiatevi se non riuscite al primo tentativo. Bisogna atterrare esattamente in un punto specifico della pista, quello caratterizzato e segnato da due tacche più grandi, ok? Vediamo se riusciamo adesso a riprendere il sentiero di discesa e avere sufficientemente spazio per atterrare. Ecco, cerchiamo anche di abbassarci di quota. Adesso rientrerò su questo sentiero e proverò a fare un atterraggio che sia un minimo degno della parola atterraggio, ok? Vedete che è un ottimo esercizio quello di... Vedete, è facile andare in stallo, eh? Avete sentito la voce stall, che indica che stavamo scendendo sotto la velocità minima e stiamo ancora in stallo, eh? Vediamo se riusciamo a recuperare tutto. No! Ok, abbiamo recuperato, buoni. Stiamo giocando in modalità facile, stiamo barando, lo so, ci stiamo divertendo un secondo. Ok, siamo corretti. Vediamo se riusciamo ad atterrare in maniera precisa. Quella è la pista, dobbiamo allinearci, quindi dobbiamo metterci in maniera tale da puntare la pista. Diminuiamo la velocità e cerchiamo di scendere di quota in maniera corretta e di mantenerci esattamente allineati, ok? È difficile, poi la pista è corta come potete vedere, quindi se non siamo precisi faremo quello che abbiamo fatto prima, ovvero ci schianteremo al muro. Però questa volta potrebbe andare un po' meglio. Movimenti delicati, questo è il consiglio che vi do. L'istinto potrebbe portarvi a fare dei movimenti bruschi, invece in questo caso il segreto è fare dei movimenti molto delicati. Eccoci qua, siamo arrivati, siamo atterrati, male, ma siamo atterrati. Possiamo adesso fare tutta la pista e andare a parcheggiare girando a destra o a sinistra, mica lo so dove si parcheggia a Lukla, penso a destra. Ecco qua. Andiamo avanti. Olè. Olè. Malissimo. Vabbè, siamo atterrati. Non so se nella realtà avremmo fatto dei danni anche in questo caso. Però rimettiamo il freno di parcheggio e con il tasto fine della tastiera possiamo andare a vedere quello che è intorno a noi e utilizzare sempre il mouse, la rotellina del mouse per poterci muovere liberamente,
E questo è l'aeroporto di Lukla, in cui siamo atterrati, ok? In qualche modo, questa volta. Un aeroporto molto bello, ma con una pista molto, molto corta. Quindi ecco, il mio consiglio è, ora, a parte, diciamo, questo volo di prova e sperimentale, provate a fare circuiti di traffico e a prendere dimestichezza con aeroporti più semplici e con aerei più semplici da pilotare. Quando siete più bravi, non come ho fatto oggi io, potete iniziare a sperimentare aeroporti un po' più complicati come questo. E poi la sfida vera è fare quello che abbiamo fatto senza l'aiuto di Flight Simulator, quindi controllando noi i flap, controllando noi la miscela, controllando noi il sentiero di discesa, eccetera, eccetera. Dai, al prossimo video tutorial! Grazie, ciao!